Bentrovati, mercoledì 17 luglio, sono le 12:31 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Quest'oggi parliamo, lo vedete già nella nostra banda, parliamo dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. Lo facciamo con le nostre ospiti di oggi. Buongiorno a Marta Valentini. Buongiorno. Direttore esecutivo appunto dell'Istituto Confucio, e a Valentina Talia, responsabile dell'ufficio comunicazione. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere qui con noi. Allora, ho detto giusto, Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. Che cos'è? Allora, noi siamo un centro culturale che si occupa di Cina, che, come dice il nome, siamo all'interno dell'Università Statale di Milano. Gli istituti Confucio, noi facciamo parte di una rete mondiale, sono più di 500 in più di 113 paesi del mondo, e di solito nascono sempre dalla collaborazione con un'università cinese, un'università del paese che ospita e Hanban, che è l'ufficio per la promozione della lingua e la cultura cinese, che si trova a Pechino. Siamo all'interno dell'università, ma tutte le attività che organizziamo in realtà sono per un pubblico, il pubblico più vario, cioè chiunque sia interessato a seguire le nostre attività può venire e seguire le nostre attività. Ecco, appunto, attività varie, dicevi, appunto, parlate di lingua ma anche cultura cinese, quindi insomma diciamo che a tutto tondo si copre tutto ciò che può voler dire Cina, diciamo. Esatto. A questo punto, come le fate poi, cosa fate nella fattispecie appunto all'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano? Allora, appunto, dalla nostra brochure, come si vede, la Cina a Milano a 360 gradi, ci occupiamo un po' di tutto. Le attività sono aperte, diciamo, un po' a tutti, dai bambini agli adulti, e variano a seconda anche del periodo e di quello che c'è magari già in quel periodo su Milano. Quindi arte, mostre, laboratori di calligrafia, rassegne cinematografiche, vanno molto gli show cooking, che attirano sempre un sacco di pubblico, sia adulti appunto che bambini, e appunto anche laboratori per bambini di carta ritagliata cinese, laboratori di calligrafia che piacciono sempre moltissimo, e spaziamo un po' su tutta Milano, quindi ci piace collaborare, lo facciamo ormai da anni, dal 2009 quando siamo nati, con diverse istituzioni proprio sulla città di Milano, perché è proprio un modo per portare la Cina a Milano, per far conoscere magari un mondo ancora a alcuni, molti, non sappiamo, sconosciuto, portarlo e renderlo ancora più vicino a noi. Ecco. È giustamente un mondo per alcuni ancora molto sconosciuto, nonostante ad esempio la comunità cinese a Milano sia una comunità ormai centenaria, cioè una delle più antiche comunità straniere a Milano. Anzi, ricordo che ho scritto un bellissimo libro lo scorso anno proprio che raccontava la storia delle comunità cinesi di Milano, bellissimo. Una graphic novel molto bella. Bellissima, che abbiamo qui in redazione, veramente, insomma, ci fa capire davvero come appunto è quella cinese, è una comunità legata a tutti gli effetti con la città di Milano, tantissimo, però effettivamente è un mondo ancora molto sconosciuto. Come si fa appunto ad avvicinarsi un po' di più? Allora, la cosa importante secondo me quando ci si avvicina alla Cina è cercare di mettere un po' da parte tutti gli stereotipi che purtroppo sulla Cina rimangono sempre molto forti, e quindi provare ad avvicinarsi. Non dico fastidio, ma che ti dici no, ancora nel 2020 siamo ancora qua a dirci queste cose. Ma per esempio, se quando si parla dei cinesi spesso si dice i cinesini, perché devono essere i cinesini? Cioè, sono persone, e quindi usiamo diciamo, i cinesi. NBA, esatto, quindi oppure che i cinesi non, quello che si sente spesso, i cinesi non vogliono integrarsi nella comunità, nella società milanese. Non è vero, adesso sta cambiando molto, ci sono queste seconde, terze generazioni che ormai sono quasi più milanesi di molti milanesi che ci sono qua. Vedete l'accento spesso? Ah sì, l'accento proprio da Corso Como quasi. Sì, sì, quindi. E quindi secondo me appunto riuscire ad approcciarsi alla Cina mettendo un po' da parte gli stereotipi e cercando veramente di capire qual è il paese con cui abbiamo a che fare, questo è il primo passo per andare avanti. Quello che facciamo noi come Istituto Confucio è proprio cercare di lavorare su questo, quindi cerchiamo di far vedere anche appunto, oltre alla calligrafia e ai corsi di cucina, ma c'è anche altro nella cultura cinese, quindi
cerchiamo di organizzare mostre di arte, anche arte contemporanea, per esempio, per far vedere la Cina adesso hanno parecchi artisti importanti che si stanno diventando molto conosciuti anche a livello internazionale, quindi far conoscere questo aspetto, oppure per esempio lavorare anche sul teatro. Ci sono delle compagnie teatrali cinesi che vengono, fanno opera di Pechino, per esempio, ma non solo delle opere di Pechino più antiche, più tradizionali, ma delle opere di Pechino riviste, rivisitate, quindi fanno delle cose molto... Si pensa ovviamente a quanto è millenaria che hanno, ce ne hanno da insegnare, di cultura, è un bello scontro tra titani, tra noi, tra le nostre culture, no? Comunque sono culture davvero millenarie, però effettivamente ci si vede che molto probabilmente esiste, come esiste da noi, anche una cultura molto più pop, molto più moderna sicuramente, no? Sì, assolutamente, quindi quello che noi cerchiamo di fare è di portare anche questa cultura e appunto di far parlare i cinesi, nel senso che spesso si parla di Cina, ma chi parla di Cina siamo noi, che quindi un po' portiamo anche la nostra schema mentale, diciamo, e invece lasciare la parola ai cinesi e di dire la loro. E la cosa importante però è quello che cerchiamo di fare sempre, è un dialogo, quindi non è lasciare solo la parola ai cinesi, ma cercare di avere un dialogo tra italiani e cinesi su uno stesso tema, per capire come la vede uno, come la vede l'altra, ma che ci sia anche un dibattito costruttivo per capire come andare avanti. Interessante infatti anche come fate la vostra struttura, nel senso che appunto c'è quasi sempre un vostro alter ego cinese oppure un alter ego italiano per quello, no? Come funziona? Come è strutturata appunto? Allora, noi abbiamo appunto, come tutti gli istituti Confucio nel mondo, ci sono di solito... Appunto, che l'istituto Confucio ce ne sono tantissime. Sì, mondo, sì, no? Sono più di 500 in tutto il mondo e funziona proprio così. Di solito c'è un direttore del paese che ospita, nel nostro caso un direttore italiano, e un direttore cinese. E il lavoro è proprio di trovare, all'inizio è anche un po' faticoso ogni tanto, ma di trovare un buon modo di cooperazione tra Italia e Cina, e secondo me questo è un valore aggiunto comunque nelle attività che facciamo, perché comunque c'è sia la parte cinese che la parte italiana. Questo per esempio si vede anche nei nostri corsi, nei corsi di lingua che organizziamo, sono pensati proprio con un docente cinese e un docente italiano che collaborano tra di loro. Questo allora, è la appunto, cosa importante. Vediamo appunto questi corsi che fate, perché insomma fate davvero corsi per chiunque, anche per chi non ha mai masticato cinese neanche al ristorante cinese, appunto, per chi proprio è completamente vergine dal sapere qua sulla Cina. Ah, c'è un corso anche per lui, giusto? Sì, assolutamente. Poi come funziona? Allora, appunto i nostri corsi sono aperti a tutti dai 14 anni in su. Non è necessario, noi siamo l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano, ma perché a molti viene il dubbio, devo essere uno studente universitario? No, sono aperti a tutti dai 14 anni in su, e la cosa proprio bella, diciamo il valore aggiunto, è che possono partecipare, possono iscriversi sia studenti, lavoratori, pensionati che vogliono appassionarsi anche in tarda età magari a questo mondo cinese, e solitamente sono suddivisi in diversi livelli. Per ogni livello ci sono due step, quindi ad esempio l'elementare ha due step, l'elementare 1-2, l'intermedio 1-2, poi c'è un corso che prepara il corso al livello più alto, al livello più avanzato, e poi anche per chi magari ha già fatto cinese qualcosa di più commerciale, un ambito più commerciale, il business Chinese, suddiviso anch'esso in due livelli. E diciamo che la novità di quest'anno, la novità che ci piace promuovere e annunciare, è che da ottobre partiranno anche dei corsi per bambini, perché stiamo vedendo che comunque la richiesta anche da parte dei genitori per i più piccoli sta aumentando sempre di più. Quindi oltre alle attività culturali di cui abbiamo parlato prima, anche proprio i corsi di lingua da adesso in poi saranno anche per i bambini. Ah. Sì. Se li fate, perché comunque vuol dire che c'è una richiesta, però. Sì. Come vi siete spiegati un po' questa richiesta di... Beh, ormai la Cina diciamo che attira molto, quindi... C'è un famoso slogan degli 80, la Cina è vicina. La diciamo. Cina è vicina, la Cina è ancora più vicina. Soprattutto adesso poi... quindi c'è molta gente che cerca questi corsi per motivi lavorativi, nel senso che magari già lavora con la Cina, oppure si sta specializzando in alcuni...
settori e quindi vuole cercare poi lavoro in Cina oppure con aziende che hanno a che fare con la Cina e quindi lavorano. Però poi ci sono veramente, la cosa interessante dei partecipanti ai corsi è che c'è un po' di tutto. Per esempio abbiamo alcuni che sono magari delle signore in pensione che il figlio si è sposato con una ragazza cinese e quindi ha deciso che vuole studiare un po' di cinese per poter dialogare con la nuora. Ah. Oppure ci sono tanti, sono ragazzi anche bambini che spesso i genitori pensano che appunto se imparano il cinese da piccoli poi quindi sarà più facile trovare lavoro dopo. Sicuramente. La cosa interessante è che spesso abbiamo dei corsisti che sono cinesi di seconda generazione che magari in famiglia parlano, ma parlano il dialetto cinese e non lo sanno scrivere, e quindi seguono i nostri corsi perché così imparano il putonghua, che è il cinese, diciamo quello che noi chiamiamo cinese mandarino, sì. E imparano a scriverlo perché non l'hanno imparato da piccoli. E quindi questo è interessante. Questa cosa del cinese di ritorno, cioè sì, che sì, sì. Lo parlo, ma essendo nato e cresciuto qua non lo scrivo più, ne parlo solo magari in famiglia, sì. E neanche tanto, e poi infatti spesso mi interessa di do, poi parlo la lingua dell'uomo, del posto, sì, sì. Infatti si perde tantissimo. Oltre appunto ai vostri corsi, diciamo interni, chiamiamoli così, le vostre strutture, che poi mi dicevi appunto in realtà non sono solo da voi, poi andate anche un po' in giro a fare collaborazione con altri istituti, so che state iniziando anche dei percorsi nelle scuole proprio, nel senso per cercare di portare il cinese anche alle scuole. Sì, diciamo che noi non siamo noi che portiamo il cinese, nel senso che già le scuole si sono attrezzate da anni ormai per insegnare il cinese. Il cinese è spesso lingua curricolare, sono più di 40 scuole in tutta la Lombardia che insegnano il cinese. Quello che facciamo noi con alcune scuole con cui collaboriamo, che sono quelle che chiamiamo i nostri poli didattici o le aule Confucio, è di organizzare delle attività collaterali, oppure di mandare i nostri docenti madrelingua in classe per fare delle ore, diciamo, in più di lingua e cultura cinese per gli studenti. Qui infatti si incomincia a fare il salto dall'altra parte della barricata, adesso lasciamo un po' i corsi e passiamo più invece a quelle che sono le attività sulla cultura cinese vera e propria, che anche lì insomma ne fate davvero una marea, ne fate. Sì. Sì, appunto, come anticipavo prima, ce n'è per tutti i gusti. Noi ci piace sempre specificarlo perché veramente pensiamo un po' a tutti. Diciamo che una delle cose che ci piace di più organizzare, oltre a quelli citati prima, quindi laboratori di calligrafia, di carta ritagliata, show cooking, sono anche proprio dei veri cicli di incontri, ad esempio anche proprio all'interno dell'Università Statale, del Polo di Mediazione Linguistica e Culturale, che si trova a Sesto San Giovanni, dove abbiamo gli uffici, intitolati Sguardi sulla Cina, o comunque, anche se non sono dei cicli di incontri, sempre che abbiano a che fare, che abbiano un aspetto un po' più accademico. Ad esempio, lo scorso ottobre è stato nostro ospite per una serie di giorni, un mese, insomma, poi in tutta Italia ha fatto il tour, però è stato nostro ospite Yu Hua, un famoso scrittore cinese, e appunto ha anche tenuto degli incontri su civiltà, scrittura, letteratura, e c'è stato un riscontro molto positivo da parte dei nostri studenti, quindi dell'Università degli Studi di Milano, e non solo, perché comunque il pubblico, come diceva prima Marta, è sempre più interessato a sentir parlare proprio i cinesi, non sempre noi italiani, che comunque vuoi non vuoi portiamo sempre il nostro punto di vista, quindi è questa, diciamo, la differenza che fa. Oltre a fare attività, nelle attività culturali che fate, oltre a fare eventi, attività fisiche, fate anche pubblicazioni però, che sono molto molto interessanti. Qui ne avete fatto un paio di esempi molto interessanti. Cosa ci avete portato? Allora, questo è un dizionario che abbiamo pubblicato nel 2015 per il... per Expo, dizionario dell'alimentazione. Abbiamo preso alcuni dei temi dell'Expo, che appunto era sul cibo, e abbiamo fatto questo dizionario che era in tre lingue: inglese, cinese e italiano. E diciamo che lo spin-off di questo dizionario, la pagina, ho trovato obesità, cioè sarà un
chi si segue sa che sono anche a dieta. Va bene, è un problema comune. E invece questo è il nuovo nato, diciamo, che è invece un dizionario dei vini e vitigni d'Italia, quindi è solo italiano-cinese, e mentre questo era più un glossario, quindi c'era solo la parola, qui abbiamo messo anche tutte le definizioni, e quindi troviamo tutte le DOC, le DOCG e le GT e tutti i vitigni d'Italia, solo dei vitigni sono più di 600. Normale, e questo sì, è pubblicato dal Gambero Rosso, quindi, ed è stato, questo è stato un lavoro veramente di cooperazione, nel senso che oltre all'Istituto Confucio c'erano tre dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano che hanno collaborato, quindi è stato veramente, è piccolino ma non sembra, ma è stato tre anni di lavoro intenso, è stato, l'abbiamo presentato adesso il Vin Italy di quest'anno, c'è buono. Esatto, qui è buonissimo. Devo dire che sicuramente poi, insomma, se a noi affascina tanto la Cina, tanto la cultura cinese, sicuramente, e il vino forse è una delle prime cose, cioè ai cinesi affascina tantissimo il nostro mondo e le nostre peculiarità, il nostro DOC, appunto, insomma, immagine. Invece cos'hai lì? Invece da qualche mese stiamo collaborando anche con la rivista Cibi, okay. Quindi ogni mese c'è un articolo, diciamo, scritto da noi, dall'Istituto Confucio, in base, diciamo, al periodo scegliamo che cosa, di cosa parlare, okay. E ad esempio ogni festa il suo piatto per la, il numero di giugno. Beh, col cibo ci si dice facile, esatto. Cibo, si sa che ormai... E poi diciamo che stiamo preparando quello di settembre, che sarà sempre per sfatare un po' qualche mito, qualche stereotipo, come facevamo prima. Cerchiamo di abbattere qualche stereotipo, qualche mito. Cioè, quali sono, ad esempio, Valentina, per te invece, i miti da sfatare, che sono più... Ma se restiamo sempre in ambito culinario a questo punto, sì, direi il fatto che i cinesi mangino... Giuseppe già di preparare un tavolo, che è un cinese... Ok. Dato l'orario. Veniamo anche noi a questo punto. Che i cinesi in realtà mangino il riso. Sì. Vero, però è sempre cinesi riso, l'abbinamento è sempre questo. Ecco, è un po' da sfatare questo mito, questo stereotipo, almeno in parte, perché comunque in realtà dipende dalla zona, perché ci sono delle zone in cui il riso è la principale, diciamo, coltivato principalmente il riso, delle zone in cui c'è assenza di risaie, in realtà è il grano a essere più coltivato e quindi da lì la pasta. E quindi naturalmente deriva anche da chi i primi cinesi che sono venuti qua, magari dalla zona dove si mangia più riso rispetto, sì, ad altri. Esatto. Pensate se l'immigrazione. Se l'immigrazione italiana fosse fatta dai bergamaschi, sarebbe diffusa la polenta invece che la pizza, ad esempio. Ecco. Questo potrebbe essere cambiare il mondo. Esattamente questo, ecco. Esattamente questo. Quindi. E proprio su questo, sì, sulla pasta, faremo appunto un incontro il 28 di settembre, ne approfitto, sì, per, sì, fare, sì, un, sì, po' di pubblicità, i prossimi appuntamenti che avete, che il 28 settembre c'è il Confucius Day, che è un, a livello mondiale tutti gli istituti Confucio festeggiano il compleanno di Confucio, uh-huh. E quindi di solito è l'ultimo sabato del mese, e faremo proprio un incontro in Paolo Sarpi, nel questo spazio presso che è in fondo Paolo Sarpi. E faremo la giornata, ci sono vari laboratori, tra cui anche qualche laboratorio proprio sulla pasta e una piccola conferenza per spiegare che cos'è la pasta cinese. L'abbiamo nominato, abbiamo detto che c'è anche il compleanno di Confucio, allora ricordiamo un po' la figura di Confucio, chi era, che cosa racchiude la figura di Confucio? Allora, Confucio è, diciamo, il confucianesimo è una delle dottrine che stanno alla base di tutto il pensiero cinese. Confucio era un pensatore, quindi è una filosofia il confucianesimo, non è una religione, ogni tanto c'è questa confusione, ed era un filosofo, un pensatore che ha cercato di dare, lui è nato in un periodo in cui in Cina c'erano dei forti scontri tra i vari regni, la Cina non era unificata, e lui cercava di mettere armonia, diciamo, l'armonia è una dei temi principali di tutto di tutta la filosofia del confucianesimo, e diciamo che ha cercato, diciamo che il confucianesimo si basa su questo concetto della gerarchia, quindi della pietas, quindi della pietas filiale, e anche
regola la società in base a delle leggi gerarchiche. E questo si trova ancora adesso in Cina, nonostante appunto... Beh, quello, cioè, è una filosofia veramente molto, molto antica, ma che, insomma... Sì. Da dire, cioè, se si va in Grecia, molto bene, i problemi greci sono stati un po' lasciati. No, Confucio è ancora molto presente. È presente, anzi, guida ancora adesso molto la cultura cinese. Assolutamente, no? Sì. E basta pensare che quando la Cina ha dovuto pensare ad aprire degli istituti di cultura, il primo nome che è venuto è proprio l'Istituto Confucio, mentre appunto in Spagna sono i Cervantes, Goethe per la Germania, da noi è Dante. In Cina il nome che si è pensato è Confucio. Questo secondo me è un chiaro segno di come sia ancora importante. Siamo quasi in chiusura. Ricordiamo allora, prima di tutto, le vostre coordinate, cioè dove possiamo trovarvi, come possiamo fare anche a iscriverci ai corsi, quando ripartiranno, che tipo di corsi appunto partono prima, partono dopo. Mi diciate tipo che sono semestrali, quindi c'è solo due momenti all'anno in cui possiamo iscriverci, e poi anche su internet dove possiamo trovarvi. Assolutamente, allora il nostro sito www.istitutoconfucio.unimi.it e sulla pagina Facebook Istituto Confucio di Milano e anche su Instagram Istituto Confucio Unimi. Per quanto riguarda i corsi, la prossima sessione partirà il 16 ottobre, una promozione molto interessante perché ci sarà uno sconto del 30% che si iscriverà tra il 2 e il 16 settembre su tutti i corsi. Ah, ok, i corsi poi partiranno a ottobre? Il 16 ottobre. 16 ottobre, sì. Ok. E i corsi sono in centro a Milano, quindi okay, sono fatti nella zona Missori Duomo, quindi assolutamente raggiungibili da tutti, in orario serale, quindi sono dalle 7 alle 8 e mezza. Che frequenza? Sono due volte in settimana, la maggior parte due volte in settimana. Perfetto. Ragazzi, davvero, io vi ringrazio tantissimo per essere con noi. Teneteci aggiornati sulle prossimi eventi che avete. Il prossimo, quindi, dicevamo? Il 28 settembre, il Confucius Day, e poi avremo invece il 19 ottobre, inaugureremo una mostra bellissima con dei manifesti cinesi degli anni 49-53, più o meno, che non sono mai venuti in Italia, è la prima volta, e quindi siamo molto contente. Sicuramente ci siamo dimenticati tantissime cose da dire, da raccontare, ad esempio la borsa lì che è fantastica, la vostra, con tutta la... Sì, però con tutta la cosa del cibo, ripeto, non è facile, cioè, sempre. Come avete già vinto, è semplicissimo. No, però appunto, davvero, tornate presto a raccontarci tutto quello che sarà per la nuova stagione, per il nuovo anno. Volentieri. Perché so che avete tantissime altre attività da qui, già solo da qui dicembre. Prima mi raccontava anche il vostro direttore che è fuori dietro le quinte, che non si intravede, se guardate, dietro le quinte, ci raccontava un po', insomma, so che avete tantissime attività, e quindi tornate presto a raccontarci quello che state per fare. Grazie mille, grazie, buona giornata. Grazie. E ringraziamo quindi Marta Valentini e Valentina Taglia del Istituto Confucio Università di Milano. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, ritorna domani, sempre qui in diretta su Milano News, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.